Salve ragazzi, benvenuti sul mio canale Opinione di Luz. Oggi 29 settembre, ore 17:35. Sto viaggiando in un luogo che vi dirò alla fine, naturalmente, il luogo cosiddetto X. Spero che siate curiosi di saperlo. Ma prima, diciamo, voglio farvi parlare di un tema, diciamo, che può essere cronologicamente un po' datato, ma che comunque sia ancora ai giorni d'oggi, comunque sia, si riflette sulla nostra vita quotidiana. Voglio parlare su quello che anche sulle televisioni se ne è parlato, ma in orari che nessuno può vedere, e spero che nel mio canale abbiate la voglia e il desiderio di ascoltarlo. Parliamo, diciamo, di quello che gli economisti dicono in base alle motivazioni della crisi economica. Hanno detto che la crisi economica l'hanno additata come dal fatto che il capitalismo ha creato una branca all'interno del capitalismo creata dal prodotto con il capitalismo creato dalla finanza, cioè da erogare linee al credito a tutti. Quindi ha pompato, diciamo, a manetta di dare finanziamenti, mutui, linee immediate al credito a persone per comprare elettrodomestici, forni, microonde e quant'altro, anche senza pur basandosi sulla capacità retributiva della persona, sulla capacità di poter poi essere di ritorno per le banche stesse. Questo naturalmente vi lascia il primo dilemma, diciamo, perché non si sono chieste, come oggi si chiedono anche con troppo rigore, se uno ha i soldi per chiedere anche 1000 euro alle banche, chi ci ha mangiato e chi se ne è arricchito, dato che si parla di sperequazioni sociali, che quelli che erano nelle alte dirigenze degli enti finanziatori avevano le limousine per andare in giro. In più si parla anche del fatto come già nel 2002-2003 alcuni esponenti politici nel contesto del paese America, Stati Uniti d'America, la patria dove è nato il capitalismo come forma di mercato, come modello economico, ha messo in luce già un preallarme che il finanziamento era troppo libero, era troppo gonfiato rispetto alle potenzialità di ritorno, di rientro, e che quindi già volevano mettere dei paletti. Questo naturalmente poi da parte di notevoli, di noti economisti, lo potete andare a cercare su internet, non vi dico fregnacce, non è stato ascoltato. E nel 2005 comunque sia, il Fondo Monetario Internazionale, quindi un fondo monetario costruito sull'economia mondiale per la tutela del mercato economico, quindi potete immaginare che è un ente con una certa austerità, con una certa perseveranza nel rispetto delle regole, con una certa, diciamo, figura che di severità su quello che deve essere il rispetto delle regole nel mercato economico. Che cosa ha fatto nel 2005? Ha inserito, comunque sia, vedendo che c'era già, comunque sia, presente un aver dato troppo credito rispetto alle capacità di rientro da parte dei soggetti che avevano fatto richiesta di un prestito, avevano già messo in luce che tutti gli enti creditizi, gli enti finanziari, dovessero rispettare un capitolo, il capitolo rischio finanziario. Ma guarda caso, non so perché, questo Fondo Monetario Internazionale, questo capitolo di rischio finanziario l'avevano messo come paletto a tutti i paesi, escluso uno, guarda caso. Vi lascio 2 secondi per pensare qual è il paese e io ve lo dico io. 1, 2. Il paese è Stati Uniti d'America, guarda caso. A questo paletto non gli è stato dato il rischio finanziario. Ok, anzi, gli enti che vanno a dare il livello di benessere di un ente finanziario, Moody's, la Standard Poor's o chi altro, aveva dato la tripla A all'ente creditizio number one in America, che è la Lehman Brothers, ok? E nel 2006 il primo ente creditizio, ente finanziario, che è crollato, in cui i suoi titoli valevano zero il giorno dopo, è proprio lei che aveva la tripla A, ok? E dietro a lei, con una reazione a catena, sono crollate tutte le altre enti, seconda, terza, quarto livello. E di riflesso, naturalmente, dato che Stati Uniti d'America
adesso solo la Cina può spalleggiare a livello economico, anzi gli americani sono indebitati con la Cina, logicamente gli Stati Uniti americani, che erano quelli che erano il paese più ricco a livello economico mondiale, sono crollati. E naturalmente il mercato più forte che è crollato, quello americano, che era un motore per tutti gli altri mercati, ha fatto sì che poi di riflesso anche il nostro mercato europeo crollasse, logicamente, perché tutta una catena, se non esisteva il Fondo Monetario Internazionale, che è una tutela del mondo economico, ok? Allora voglio dire a voi, voglio porvi la domanda, ok? Chi è che ci ha mangiato? Chi è che ha detto che gli americani, no, loro non c'è problema, sono, cioè, loro sono l'emblema di quello che è del paese dove è nato il capitalismo, dove loro nasce l'efficienza del mondo economico, voglio dire, dove loro hanno inventato la regola, le regole del creare il benessere per qualsiasi persona nel capitalismo. Loro hanno dato tutto, ok? Guarda un po' il paradosso, sono proprio loro che ci hanno messo nella merda, ok? Però logicamente non so a quante quelle persone che avevano le grandi poltrone di comando di quegli enti creditizi che godevano della AAA, se gli sono state tolte le limousine, se gli sono stati dati i lavori forzati, come stanno vivendo in questo momento la loro vita. Io so quello che vivono oggi gli operai dell'Ilva, gli operai della Fincantieri, gli operai della Fiat, a termini inglese, sono quello che vivono in tutti i vari settori edilizi disperati che stanno tutti in collasso, so quello io. Poi non lo so il legame logico dove lo avete trovato, spetta a voi a deciderlo o a pensarlo su chi manovra a noi come pedine, logicamente. Questo vi voglio dire, ok? Tutto qua. Aspetto i vostri commenti. Naturalmente sto in giro per Senigallia for Pesaro, ragazzi. Cercatelo su Google Maps. Arrivederci.